Buongiorno a tutti, rieccoci al nostro appuntamento del venerdì con gli aggiornamenti della settimana. Come sempre vi chiedo un piccolo, la cortesia di un commento a garanzia che sentiate tutti bene, in modo che poi possiamo avviarci agli aggiornamenti. Come ogni settimana parto, almeno le ultime settimane l'ho fatto e lo farò ancora perché è una cosa lunga, per cui partirei con gli aggiornamenti dei lavori della piazza. Si sono conclusi i lavori agli due incroci, quello del semaforo con l'incrocio via Casaglio, via 4 Novembre, via Peracchia e quello a nord, via 4 Novembre, via Ale Monsignor Bazzani e via Martira Libertà. Erano lavori, come sapete, di sottoservizi, quindi lì adesso non si tornerà più, è tutto completato. Da questa mattina si è partiti dalla Viale Monsignor Bazzani, zona negozi, con tutti gli allacciamenti dalla linea principale che è stata posata inizialmente alle case, a tutti gli utenti che lì si affacciano sulle vie. Sono lavori che adesso dureranno un paio di settimane, giusto il tempo per poi arrivare alla cantierizzazione dei lavori veri e propri della piazza. Come vi ho già detto, sono lavori che partiranno i primi giorni di ottobre, a differenza della settimana scorsa dove vi ho detto che sicuramente sarebbero partiti nella zona appunto davanti ai negozi di Viale Monsignor Bazzani. Stiamo vedendo con le imprese esattamente come poter gestire i cantieri, quindi vi aggiornerò prossimamente. Mentre sul comune, ve lo sto dicendo da settimane giusto per far circolare la voce, i nostri uffici chiaramente devono spostarsi perché i lavori all'interno del municipio evidentemente non permettono la convivenza di un cantiere con il lavoro dei dipendenti. Quindi preparatevi perché da novembre, sarà fine ottobre, primi giorni di novembre, i nostri uffici di anagrafe, polizia locale troveranno collocamento presso la vecchia segreteria della scuola di Casaglio in via Marcolini. Mentre l'ufficio servizi sociali in parte sarà redistribuito qua all'interno del municipio e in parte a Palazzo Nava. Ma di questi dettagli, come vi ho già anticipato, faremo dei post, faremo delle comunicazioni anche sul punto, eccetera, eccetera. Altro aggiornamento che ho da darvi è sugli asfalti. Avrete visto tutti che da lunedì si sono partiti i lavori di riasfaltature di alcune zone, marciapiedi, strade. Abbiamo fatto via De Gasperi, via Caporalino, la zona di via appunto Marcolini, via Kennedy, marciapiedi. E poi adesso siamo in ballo anche con una serie di ripristini post lavori della fibra e di altri lavori di Enel. Quindi piano piano stiamo ripristinando il tutto. Verranno ripristinate anche le segnaletiche orizzontali, quindi attenzione in questi giorni dove si è appena asfaltato perché siamo privi di segnaletica orizzontale, anche se ricordo sempre che a far fede per il codice della strada è la segnaletica verticale, quindi occhio ai cartelli. Altri aggiornamenti, ricordo ancora che il 19, quindi dovremmo essere a martedì 19 ore 12 puntualmente, vi arriverà sul vostro telefonino a tutti i cittadini della regione Lombardia, quindi anche a tutti i bussaghesi, un SMS che è una prova di un messaggio, di una messaggistica che sta per essere testata a livello nazionale sulle emergenze. Sulle varie emergenze che possono verificarsi, alluvioni, nubifragi, allerte meteo, allerte per terremoti, eventi
chimici, insomma, tutti i tipi di allerte funzioneranno con questo sistema. Quindi non è una bufala, non è un qualcosa di strano, ma martedì tutti riceverete questo SMS. Basta aprirlo, ci sono le istruzioni, immagino bisognerà magari cliccare un ok per la ricezione e poco altro. Su questo tema è stato inviato anche un messaggio, oltre a essere pubblicato sulle nostre pagine social, l'abbiamo anche inviato con l'app IO. Ormai molti hanno questa applicazione, la stiamo usando anche noi come comune per molte comunicazioni, quindi chi ha l'app IO riceve anche queste informazioni dal comune e ve ne abbiamo mandata proprio una. A chi ovviamente ha l'applicazione, informandovi che il 19 appunto arriverà questo messaggio. È molto importante perché ovviamente è un sistema che può aiutare la popolazione ad evitare problemi in caso di emergenze, quindi è una cosa molto seria. Altri aggiornamenti sul fine settimana, anzi no, prima del fine settimana faccio l'appello che ho fatto anche la scorsa settimana, è partita la scuola martedì, abbiamo avviato il nuovo anno scolastico e come vi avevo anticipato uno dei progetti che abbiamo da tantissimi anni è il progetto del Pedibus e vi avevo chiesto appunto collaborazione, se sentite qualcuno, se voi stessi che mi state seguendo, chi ascolterà la mia diretta anche in un altro momento, se qualcuno ha voglia di rendersi disponibile come volontario anche un solo giorno alla settimana, anche solo l'andata, per cui si parla di una mezz'ora, tre quarti d'ora, una bellissima esperienza, tra l'altro accompagnando i bambini su una delle linee del Pedibus. Le scuole coinvolte, come sempre, sono Casalio, Ronco, e Sale, per cui ci sono diverse linee. Chi è interessato può contattare il nostro ufficio scolastico e rendersi disponibile. Ovviamente colgo l'occasione perché di volontariato ce n'è tantissimo bisogno. Il comune, oltre a tutte le associazioni che ci sono sul territorio, ha un albo proprio dei volontari. Sono parecchi volontari già iscritti che fanno tanti servizi, dalle manutenzioni a taglio del verde, piuttosto che volantinaggio per la biblioteca, piuttosto che un aiuto alla biblioteca, insomma tanti tipi di servizi. Ecco, se c'è qualche cittadino che ha voglia di impegnarsi, di dedicare un po' di ore alla comunità, è il ben accetto. Per questo tipo di servizio invece di volontariato basta proprio una telefonata o passate qua in segreteria, basta compilare un piccolo modulo, dire per cosa siete disponibili, se per fare delle piccole manutenzioni, se per tagliare delle piccole zone di verde, se invece volete fare qualcosa in biblioteca piuttosto che altro tipo di volontariato, siamo davvero contenti di questo. Credo che sia una grande risorsa, un grande valore aggiunto e poi fare il bene per la propria comunità, secondo me, è sempre una cosa molto molto bella. A questo proposito, inizierei a darvi un po' di appuntamenti per questo fine settimana che è molto intenso e gli appuntamenti sono già da domani. Domani avremo Sporting Festa, che è un appuntamento ormai tradizionale ogni anno all'inizio dell'anno scolastico. Chiaramente i genitori, i ragazzi cominciano anche a pensare che sport fare, a cosa iscriversi. Ecco, noi tutti gli anni mettiamo a disposizione il centro sportivo a tutte le associazioni sportive, sono discipline, ce ne sono davvero tantissime, e domani è una giornata di festa dalle 14 alle 18:30. Potete accompagnare i vostri bambini, i vostri figli, l'età è dai 5 ai 16 anni. Possono provare liberamente, gratuitamente tutte le discipline affinché poi uno possa scegliere a cosa iscriversi. È una bella giornata di festa, dicevo, di una grande opportunità, quindi mi raccomando, domani a partire dalle 14 vi aspettiamo tutti al centro sportivo Corcione in Casaglio, quindi Sport in Festa. Poi,
Passiamo alla domenica, una domenica ricchissima di appuntamenti. Partiamo la mattina con l'appuntamento del 50° anniversario dell'Aido di Gussago, sezione di Gussago. Quindi ritrovo al parco dei donatori dell'Aido, che è poi il parco che sta di fronte al Pinguino Blu. Da lì ci sarà un corteo, si arriverà in piazza, deposizione della corona al monumento dei caduti, ci sarà la Santa Messa alle ore 10:30 e poi una cerimonia di consegna di attestati presso l'oratorio. Quindi ecco, domenica mattina festa per 50 anni della sezione Aido di Gussago. Il pomeriggio, altro appuntamento importantissimo. Vi ho parlato di volontariato e infatti domenica pomeriggio ci sarà all'interno dell'autunno gussaghese due appuntamenti. Il primo è nel pomeriggio, a partire dalle 14, la prima festa del volontariato. Abbiamo costituito ormai da un po' di mesi la consulta del volontariato perché ritenevamo molto importante sedere attorno a un tavolo tutte le nostre associazioni di volontariato, che sono 16, far sì che si conoscessero tra di loro, perché a volte è importante anche fare rete su queste attività e soprattutto per promuovere questo settore che è davvero, credetemi, fondamentale. L'abbiamo vissuto. Ce ne siamo accorti, diciamo così, ed è stata una risorsa impagabile durante il Covid, ma queste associazioni non sono nate col Covid, c'erano ben prima, stanno continuando a fare servizi e spesso la cittadinanza manco sa della loro esistenza, ecco perché questa festa. Quindi qui in piazza ci saranno 16 gazebo delle varie associazioni che si faranno conoscere ai cittadini, quindi venite a trovarle anche se non potete fare i volontari, ma venite a conoscerle. Venite a vedere quanta ricchezza abbiamo su questo territorio in termini di persone che donano il loro tempo a beneficio della comunità e perché no, come dicevo prima, servono sempre forze nuove e quindi se c'è qualcuno che magari anche è intenzionato a dare del suo tempo per gli altri, qui ha una vasta gamma per poter scegliere cosa meglio fare, se vuol fare il volontario al gruppo Sentieri piuttosto che alla Croce Rossa, o meglio andare con gli anziani da Don Potieri o a ripulire il paese con Plastic Free, insomma, ci sono davvero tante tante associazioni, c'è l'Avis, c'è l'Aido, anzi, per non dimenticarne nemmeno una, ecco, ve le dico, c'è la Caritas, ci sono le ACLI, c'è l'Associazione degli Alpini. Ci sono l'Associazione dei Carabinieri, gli Scout, l'Associazione Pensionati, l'Associazione Cesar. Quindi ecco, abbiamo davvero tante realtà. Questa iniziativa si chiama Per Gussago Noi Ci Siamo, che bellissimo questo slogan. E quindi ecco, è un'occasione, ripeto, per conoscere queste tante realtà, per come dire, per sapere che esistono, perché si possono supportare in tanti modi queste associazioni e perché no, per mettersi anche a disposizione. Quindi questo è domenica pomeriggio, sempre domenica pomeriggio, nell'ambito e sempre dell'autunno gussaghese, sempre nel pomeriggio, sempre qua in piazza, a partire dalle 14, ritorna, grande richiesta, Piccoli Tesori in Soffitta, che è un'iniziativa dedicata ai bambini, ragazzi. Scambio di giochi, scambio di oggetti per bambini, è una bellissima iniziativa perché i bambini si divertono, ma allo stesso tempo ha un senso anche ecologico, se vogliamo, perché allunghiamo la vita agli oggetti, uno si è stufato di usare un gioco, non buttatelo, ve lo scambiate, lo vendete a qualcun altro, lo barattate, insomma, ecco. Quindi credo che questo sia davvero un bel momento di festa. Altri appuntamenti nel fine settimana penso che siano sufficienti. Poi passiamo alla settimana clou, perché poi la settimana prossima, la settimana in cui partiranno il 23, venerdì 23, ci sarà l'apertura ufficiale della mostra di Angelo Inganni.
credo che di poter dire che è un po' l'evento dell'anno, è 2 anni che ci stiamo lavorando, è stato veramente molto impegnativo, ma non vi nascondo la grande soddisfazione e l'emozione ancora ieri nella fase di allestimento in corso in San Lorenzo, l'apertura di ogni quadro, che è un'opera chiaramente anche molto preziosa. Quindi la grande emozione e il privilegio di poter scartare queste opere meravigliose, credo che sia una cosa molto bella. Quindi non vedo l'ora davvero di poterla mettere a disposizione di tutti. È una mostra che rimarrà aperta fino al 26 dicembre, quindi 3 mesi abbondanti, dove vedrete 76 dipinti, molti dei quali sono come dire, esclusivi, è la prima volta che vengono esposti, perché ci fu già una mostra nel 1975 a Gussago, sempre dedicata ad Angelo Inganni, ecco, però a differenza di quella ci sono molti dipinti esclusivi. Ma soprattutto vi invito perché il protagonista, diciamo, l'opera protagonista di questa mostra è un po' questo grande quadro, questo grande dipinto, un capolavoro unico, che è la Veduta del giardino storico della Villa Richiedei, che era a Brescia, l'ho già detto più volte, e che grazie a questa mostra e grazie all'intervento di restauro offerto da una realtà gussaghese di cui poi venerdì vi svelerò anche il nome, tornerà a Gussago non solo per la mostra, ma terminata la mostra, questo dipinto rimarrà a Gussago, rimarrà in sala consiliare insieme agli altri due ritratti di Angelo Inganni, uno che ritrae Paolo Richiedei, il nome di Paolo Richiedei, e l'altro ritrae Ottavio Chinelli, che fu sindaco, cugino del Richiedei e che ebbe un ruolo molto importante nella storia del nostro comune. Quindi ci sarà questo appuntamento sabato 23, ve lo ripeterò anche venerdì prossimo. E la sera ci sarà uno spettacolo di luci da non perdere, uno spettacolo di luci dedicato a Angelo Inganni, proiettato sulla facciata della parrocchiale. E quindi ecco, preparatevi, segnatevelo sulla vostra agenda, uscite di casa, venite a vedere questa mostra perché è davvero molto molto bella, una mostra che racconta, è un percorso che racconta tanto anche del nostro territorio gussaghese, nel periodo della seconda metà dell'Ottocento, quindi anche vedere i nostri luoghi dipinti e ritratti in quell'epoca è qualcosa, credetemi, di bello e di emozionante. In realtà questa mostra il 21 avrà già una preapertura con una conferenza stampa in Piazza San Lorenzo, ma quella è, come dire, dedicata solo ai giornalisti e agli esperti. Poi sabato invece 23 ci sarà l'apertura ufficiale. Poi gli altri appuntamenti, sempre la settimana prossima che sarà intensissima, abbiamo venerdì, poi ve lo ricorderò anche venerdì prossimo, la sfilata di moda qua sulla nostra scalinata che coinvolge tantissime realtà commerciali del nostro territorio e poi domenica 24 l'appuntamento con la festa dell'uva e chiuderemo così il programma dell'autunno gussaghese. Ieri sera abbiamo avuto un convegno in collaborazione con Coldiretti sul tema della viticoltura sul nostro territorio. È stata una serata veramente bella, partecipata, interessante. E quindi ecco, un mese, dicevo, ve l'ho sempre detto, intenso e così sta avvenendo. Mi dimenticavo, vedo che Alberto me lo ricorda, che domenica sera, invece questa domenica 17, a conclusione dei festeggiamenti del 50° anniversario della sezione Aido di Gussago, in sala polifunzionale ci sarà la compagnia La Ruota che offre, cioè mette in scena una commedia dialettale, quindi ecco, siete tutti attesi anche a questo appuntamento che stavo dimenticando. Quindi ecco, gli appuntamenti ve li ho detti tutti. Ecco, se vi capita nei negozi di Gussago in giro, ci sono ancora biglietti per la sottoscrizione della Festa dell'Uva, che è uno dei modi che ha l'associazione per finanziarsi, quindi voi invece avete la possibilità di
vince dei premi bellissimi, quindi mi raccomando, comprate questi biglietti per la sottoscrizione. Bene, vediamo le vostre domande, i vostri interventi. Allora, molto bello, peccato che quest'anno sto lavorando praticamente sempre a Forza Ussale. Bravo Giovanni, vabbè, grazie di questo commento. Allora, partiamo. Novità strada di Navezze. Allora, le novità sono che abbiamo, come vi ho già detto, avviato tutti gli iter, abbiamo il progetto definitivo ormai depositato, deve essere solo approvato. Ora è fondamentale, sono fondamentali alcuni passaggi, o meglio, la ricezione di alcuni pareri, una conferenza di servizi che spero sia convocata entro i primi giorni di ottobre, che vuol dire che dobbiamo fare questo incontro con tutte le realtà interessate che hanno competenza su questo progetto, che non sono i privati chiaramente, ma che sono la provincia, la regione, che sono tutti questi enti che devono dare parere. Terminata questa fase, faremo un'approvazione di questo progetto preliminare. Daremo il tempo, penso una quindicina o 20 giorni. A tutti i proprietari verrà avviata una procedura per chiedere delle osservazioni, non per chiedere, scusa, per dare la possibilità di effettuare delle osservazioni al progetto. Queste osservazioni poi verranno valutate e verrà a quel punto approvato il progetto definitivo che, vi ripeto, è già depositato. Abbiamo già il quadro economico, sappiamo già a cosa dovremo andare incontro, quindi a questi circa 3 milioni e 8 stimati per la realizzazione di questo tratto di strada. Nel frattempo stiamo cercando i finanziamenti, perché capite bene che senza quelli possiamo fare ben poco, ma ci tengo a precisare, lo dico con questo tono, che ora che abbiamo tutte queste fasi, ora che le procedure si sono avviate, noi faremo di tutto per trovare i fondi. Ci saranno dei bandi sicuramente, ci sarà la possibilità di andare a reperire dei finanziamenti, sempre che poi ce li diano, ma l'ho già detto più volte, anche con risorse nostre del comune e magari non sufficienti, quindi la necessità di un eventuale mutuo, ma quest'opera si farà. Se mi chiedete i tempi, purtroppo a volte non dipendono da noi, perché se fosse per me, domani, dico domani per dire comunque in tempi molto brevi, vedreste il cantiere, ma purtroppo anche noi dobbiamo attenerci a dei passaggi, dei percorsi necessari, fondamentali, senza i quali non possiamo muoverci. Quindi non vi so dare delle garanzie sui tempi, io resto, come dire, convinto che nel giro di un anno e mezzo, possiamo davvero vedere quantomeno l'avvio, perché poi, ecco, parlando con i progettisti, questa è un'opera che di tempi di realizzazione dovrebbero aggirarci tra i 9 e i 12 mesi. Prendiamo la peggiore delle ipotesi, quindi un anno di lavori, vuol dire che nel giro di un paio d'anni la strada la vediamo. Comunque la macchina è avviata, non la fermiamo di certo, perché io ve l'ho sempre detto, mi dispiace per i tempi, perché non sapete quanto mi fanno soffrire in primis a me, ma questo è il nostro primo impegno. Ce lo siamo presi lo scorso anno in campagna elettorale, e come vi ho sempre detto, per me conta molto riuscire a portare a termine le promesse che sono state prese con i cittadini. E ve lo dico perché chiaramente poi gli impegni presi sono tanti. Ci sono delle priorità, questa è la priorità, ve l'ho sempre detto. Voi vedrete probabilmente concludersi altri lavori, magari avviati dopo. Purtroppo non stiamo parlando di una piccola operetta, ma di un tratto di strada molto importante, quindi ci vogliono i tempi. Visto che devono rifare la segnaletica orizzontale, si potrebbero fare quelle famose frecce che si era detto al semaforo salendo da via Cotroneo, visto che sono ancora volti a svoltare su via Peracchia. Questa
Qui dovremo farle, ma aspettiamo un attimo perché avete visto che in questo periodo e per tutto il tempo del cantiere, quel divieto di svolta a sinistra per chi viene da sud dirigendosi a nord e vuole mettersi su via Peracchia, che è vietato, in questi giorni è invece ammesso per i soli mezzi pubblici, la corriera per intenderci. Perché? Perché abbiamo dovuto spostare la fermata del capolinea a sud della sala civica Togni rispetto a Viale Monsignor Bazzani proprio perché ci sono questi lavori. Quindi anche quell'incrocio verrà regolamentato e abbiamo presente anche questa tipologia di segnaletica che aiuta molto, però ecco, siamo in una fase, diciamo così, transitoria per cui per evitare confusione preferivamo aspettare un attimo. Leggevo un articolo sul generale relativo alla situazione della gestione della piscina, le gocce, c'è la possibilità che venga chiusa per un periodo. Ecco, anche qui colgo l'occasione, ha fatto bene a dirmelo, a ricordarmelo. Ecco, qui c'è un problema che non è sorto ieri, ovviamente, un problema che si trascina almeno dal 2020, cioè dal Covid in poi, della gestione della nostra piscina. Quindi la nostra piscina è in forti difficoltà economiche, poi non sono le nostre, sono quelle del gestore, che porterà molto probabilmente a una, non a una chiusura, ma a un avvicendamento nella gestione. Come avviene? Avviene che se la piscina, il gestore della piscina chiude i battenti, noi potremo fare un affidamento diretto per una gestione temporanea in vista della gara che bisogna per forza che noi facciamo. Essendo un impianto comunale, non possiamo affidarlo al primo che passa, ma dobbiamo necessariamente fare una procedura di gara per l'affidamento della nuova gestione. Ecco, nel frattempo, per non chiudere proprio, come chiedeva Claudio, daremo questo affidamento temporaneo. Non vi so dire quando, sarà una cosa, credo ormai, nel giro di poche settimane. Una chiusura penso che ci sia e sarà è necessaria per appunto per un subentro di un nuovo gestore, ma è una chiusura davvero di pochi giorni, quindi proprio il tempo strettamente necessario per prendere in mano la situazione, sistemare due cose e riaprire. Quindi se ci sarà una chiusura veramente di pochi giorni per poi riprendere e riavviare tutta la gestione. Giusto Francesco, hai ragione. Domenica pomeriggio mi sono dimenticato, oltre alla festa del volontariato che c'è qua in piazza e ai piccoli tesori in soffitta, ci sarà anche un bellissimo spettacolo di burattini, sono sempre belli i burattini, con i cantafiabe che poi non sono altro che questi due cari amici, di cui uno è un nostro concittadino che è appunto Mario Raggi, che vi aspetta domenica, e i burattini sappiate che vanno bene per grandi e piccini, quindi domenica pomeriggio abbiamo anche questo spettacolo qui sempre nella piazza, quindi portate i bambini che sicuramente lo spettacolo dei burattini fa sempre molto piacere. Allora, io non vedo altre domande, non vedo altri interventi. Sto scorrendo i commenti, no, non ne vedo altri, quindi come sempre, dandovi il tempo che magari vi viene in mente qualche domanda, vi ripeto almeno gli appuntamenti di domani e dopodomani. Quindi domani pomeriggio dalle 14 alle 18:30 presso il centro sportivo Lego, scusatemi, Corcione di Casaglio. Sport in Festa, un'iniziativa organizzata dalla Consulta dello Sport, ovvero dalle nostre associazioni sportive, una grande occasione, una bella opportunità, un bel momento per tutti i nostri ragazzi dai 5 ai 16 anni, proprio per poter provare le numerosissime discipline che abbiamo sul territorio affinché possano scegliere di iscriversi a quella che più fa per loro.
Questo domani pomeriggio, dicevo, domenica mattina, 50° anniversario, sezione Aido di Gussago, ore 9, 9 e un quarto, appuntamento al Parco Aido in via Richiedei, corteo, santa messa, premiazioni, nel pomeriggio festa del volontariato in piazza, sempre a partire dalle 14, quindi tutte le nostre associazioni di volontariato saranno qui per farsi conoscere e perché no, per magari acquisire nuove forze, nuove leve che non fanno mai male, spettacolo dei burattini, piccoli tesori in soffitta e la sera per concludere commedia dialettale in quella è proprio offerta dall'Aido per chiudere i festeggiamenti del 50° nel teatro polifunzionale Monsignor Bazzani. Il 23 c'è lo spettacolo di Luigi, mi sembra di aver letto sulla locandina, l'ho già letto prima Alberto, sì. Vi aspetto, poi ve lo ricorderò comunque venerdì prossimo. Sabato prossimo ci sarà l'apertura della mostra di Angelo Inganni alle ore 18:30 in piazza San Lorenzo e alle 21 questo spettacolo che sarà davvero qualcosa di meraviglioso. Credetemi, non perdetevelo perché è uno spettacolo unico. Non è una semplice proiezione di immagini, ma ci sono delle evoluzioni 3D e quindi è veramente uno spettacolo molto, molto interessante. Bene, io vi ho detto tutto, quindi se non c'è altro, io vi saluto, vi auguro un buon venerdì pomeriggio, un buon weekend, che è un weekend ricco di appuntamenti, quindi spero proprio e sono convinto ci incontriamo sicuramente in questi 2 giorni perché le iniziative sono davvero tante, quindi o nell'uno o nell'altra ci si vede. Buon pomeriggio a tutti, arrivederci, ci rivediamo venerdì prossimo, stesso orario, stesso canale. Grazie a tutti.